Ciao ragazze, allora, visto che siamo in piena estate, quindi si parla molto spesso di abbronzatura, sole e quant'altro, e visto che comunque è importantissimo proteggere la pelle dal sole, soprattutto in estate, ho pensato di fare questo video, in quanto l'Avon ci ha dato questo inserto che era all'interno dell'Avon per te, con delle spiegazioni e delle varie domande e risposte proprio su questo argomento. E quindi pensavo che vi potesse interessare, anche se la maggior parte delle cose comunque si sanno già, però almeno così tanto da avere più informazioni possibili. Allora, iniziamo da questo schema. Allora, come sapete, il sole ha vari tipi di raggi. I principali sono UVA e UVB. Allora, c'è una sostanziale differenza fra questi due tipi di raggi. Infatti, gli UVA sono quelli che penetrano maggiormente nella pelle. Come sapete, la pelle è divisa in tre strati: epidermide, che è la parte superiore, quella che riusciamo a vedere anche noi, il derma, che è al centro, che è anche più spesso una composizione diversa, e l'ipoderma, che è quello che sta sotto a contatto con i muscoli. Ognuno di questi tre strati ha una composizione di fibre, diciamo, diverse, di muscoli diversi. Allora, UVA, quindi sono i raggi che penetrano fino al derma, quindi nella parte centrale del derma, della pelle. E questi sono quelli più pericolosi in quanto causano dei danni a lungo termine e quindi tumori, tumori come queste cose qui, diciamo, no? E quindi questi sono i più temuti, infatti. Mentre gli UVB sono quelli che arrivano fino all'epidermide, quindi nella parte proprio superficiale che anche noi riusciamo a vedere, e sono quelli che invece causano i danni superficiali e non permanenti, come ad esempio le dermatiti, le psoriasi, gli eczemi, le bruciature, le scottature, le macchie solari, tutti questi tipi di problema. E quindi trovare dei prodotti che riescano a proteggersi soprattutto da UVA diventa fondamentale. Allora, adesso appunto io ho dato una spiegazione così, però adesso qui c'è proprio un piccolo schema, un piccolo paragrafo, diciamo, dove si dice qual è la differenza tra i raggi UVB e i raggi UVA. Allora, gli UVB sono quelli che semplicemente scottano e determinano gli eritemi, mentre i raggi UVA sono invece più pericolosi perché penetrano in profondità fino al derma, danneggiando il collagene e l'elastina, le strutture di supporto della pelle responsabili del suo invecchiamento. Collagene e elastina sono semplicemente due proteine che appunto mantengono la pelle, lo dice ad esempio elastina, lo dice il nome stesso, mantengono la pelle elastica e giovane. Quindi se queste sostanze vengono, diciamo, disturbate dal sole, perdono la loro funzione, quindi danneggiano la pelle, la rendono no, non più soda, non più elastica. E quindi anche l'invecchiamento, perché il collagene è quella che è responsabile dell'invecchiamento, diciamo, che mantiene la pelle giovane, quindi se viene rovinata, causa l'invecchiamento. L'elastina è quella che appunto determina la tonicità o meno della pelle. In realtà, entrambi possono creare danni invisibili sulla pelle, determinando alterazioni nel cuore delle nostre cellule e danneggiando il loro DNA, che nel lungo periodo potrebbe condurre allo sviluppo di tumori cutanei. Sì, perché ogni singola cellula della pelle ha un suo nucleo e ogni suo nucleo ha un suo DNA. Quindi andando a, tra virgolette, mutare il loro DNA, poi possono funzionare in modo errato e quindi bisogna stare attenti. Consiglia la nostra linea Avon Sun Più in grado di fare da scudo sia ai raggi UVA che ai raggi UVB, con un livello di protezione raccomandato dall'Unione Europea contro i raggi solari, quindi i prodotti sono proprio certificati dall'Unione Europea. Allora, quanto e quando applicare adeguatamente il solare? L'applicazione corretta del prodotto è importante quanto la scelta del prodotto stesso nella giusta quantità. Per raggiungere la protezione indicata con il fattore di protezione solare è necessaria una quantità di 2 mg per centimetro quadrato di pelle.
Per un corpo adulto ciò equivale a circa 6 cucchiaini da tè. Ovviamente non è che possiamo andare al mare o in piscina e portarci il cucchiaino dietro, però per intenderci deve essere uno strato sottile, ben equilibrato su tutta la pelle, quindi non deve essere né uno strato troppo spesso né uno strato troppo sottile. Con quale frequenza vanno applicati i prodotti solari? Applicare i prodotti solari con fattore di protezione adeguato 20 minuti prima dell'esposizione. Ripetere l'applicazione ogni 2 o 3 ore e senza limitarsi anche quando si è abbronzati. Ricordati sempre di ripetere l'applicazione anche dopo il bagno se hai sudato molto, perché appunto non è vero che se uno è abbronzato vuol dire che diciamo, è immune dai vari danni del sole. C'è qualsiasi tipo di fototipo è a rischio di questi problemi. Ovviamente un fototipo chiaro è più a rischio, però comunque tutti i fototipi, quindi anche le persone di colore, devono stare attenti a usare la protezione perché il sole non risparmia nessuno in questo senso. Ci sono zone più sensibili all'azione dei raggi solari? Sì, la schiena e la pancia, che normalmente durante il resto dell'anno sono coperte, si scottano più facilmente rispetto alle braccia e alle gambe. Le spalle sono un'altra zona a rischio perché spesso, facendo una semplice camminata al sole, non ci si accorge del fatto che rimangono esposte in continuazione. Consiglio attenzione anche agli uomini calvi, la pelle del capo è molto sensibile. È corretto variare protezione da un'ora diurna con l'altra? Sì, il sole dalle 12 alle 16 è molto più nocivo rispetto alle altre ore diurne. È sempre meglio evitare esposizioni prolungate in questa fascia, è comunque opportuno intensificarne la protezione con maggiori quantità di prodotto. Vabbè, questo si sapeva, dalle 12 alle 16 sono le ore più calde in quanto i raggi sono proprio perpendicolari alla superficie terrestre e quindi scaldano di più e quindi sono anche più pericolosi. E se il tempo nuvoloso che fare? Allora, anche qui si sfata un mito perché la maggior parte delle persone dicono ci sono le nuvole, non mi scotto, e invece non è vero. Poiché le nuvole leggere lasciano passare oltre il 90% dei raggi ultravioletti, è opportuno proteggere la pelle anche in caso di nuvole. E infatti, tante persone dicono cavolo, c'erano le nuvole eppure mi sono ustionato lo stesso. E infatti è un mito che si sfata. E quando si nuota, come si comporta il sole? Anche qui c'è da sfatare un mito perché tanti pensano sono dentro l'acqua, non mi brucio. E invece i raggi solari arrivano, se non sbaglio, fino a 6 metri di profondità nell'acqua. Poi l'acqua riflette per fenomeno di rifrazione la luce e quindi ci si ustiona lo stesso. I raggi ultravioletti penetrano nell'acqua e agiscono a una profondità di mezzo metro. Inoltre la superficie dell'acqua riflette questi raggi, accrescendo l'esposizione delle parti del corpo che rimangono fuori dall'acqua. Quindi l'acqua funge da diciamo esaltatore di raggi solari, diciamo. Anche se le nostre formule solari resistenti all'acqua ci offrono una notevole protezione, ebbene dopo ogni bagno procedono a un'ulteriore applicazione per ristorare e idratare la pelle. Quindi anche se sono garantite all'acqua, è comunque meglio dare un'altra passata per aumentare l'efficacia. Ci si abbronza anche sotto l'ombrellone? Anche qui si sfata un altro mito perché tanti pensano che anche sotto l'ombrellone non ci si abbronzi, invece ci si abbronza, però chiaramente i raggi sono un po' filtrati. Allora, il riverbero del sole sulla sabbia può ugualmente colpire la sabbia. Chiaramente sotto l'ombrellone è molto più difficile scottarsi, quindi se una cliente ti risponde che non ha bisogno di fare il pieno di solari perché ama stare sotto l'ombrellone, spiegale che il sole arriva anche lì. Quindi è meno probabile che la persona si bruci, però ci sono buone probabilità che si bruci, tanto più se una persona è delicata, quindi è sempre meglio mettere la protezione in qualunque caso. Come si fa a stabilire se la pelle sta soffrendo l'esposizione al sole? Basta premere con le dita sulle parti arrossate. Se rimane una traccia bianca per un paio di secondi dopo aver premuto, è meglio sospendere l'esposizione. Si consiglia subito dopo l'applicazione di un doposole ristoratore lenitivo.